Ci sono delle cose che a Natale non cambiano mai. Per esempio, comprare queste cravatte di merda. Oppure comprare quelle orrende cartoline natalizie da regalare ai parenti. Ma non sarebbe ora di cambiare? Non sarebbe ora di guardare al futuro e di usare la tecnologia per sopperire alle nostre mancanze? Direi di sì. Ed è per questo che quest'anno vi propongo la mia cartolina virtuale. Perché fermarsi a scrivere auguri quando puoi raccontare una perfetta storia di Natale? E la nostra storia, come ogni anno, inizia... a Natale, ma in particolare al cinema, con l'uscita dei rispettivi cinepanettoni di Christian De Sica e Massimo Boldi. Ovviamente anche quest'anno accompagneranno le nostre feste con un po' di risate, un pizzico di spensieratezza, un pochino di vomitino anche, leggero disgusto. Ma quest'anno non saranno solo due cinepanettoni, ce ne sarà anche un terzo, che si chiama... Super vacanze di Natale. Santo cielo, quando ricorri al super davanti al titolo, le cose si mettono male. E che cos'è esattamente Super vacanze di Natale? Qual è la sua trama? Beh, non ne ha una. Super vacanze di Natale è un mega montaggio delle scene migliori di tutti i cinepanettoni. Oh no, non sto scherzando. Esce al cinema questa cosa qui. Tu devi uscire di casa, vestirti abbondantemente perché fa freschino verso Natale, cercare parcheggio, entrare nel cinema e pagare dei soldi. E io sto letteralmente morendo dalla curiosità di vederlo. Questa cosa è molto natalizia, mi scalda il cuore per vari motivi. Beh, il primo motivo è perché il trailer di Super Vacanze di Natale finisce con scritto regia di Paolo Ruffini. Regia. Secondo, perché il produttore, Aurelio De Laurentiis, a quanto pare non è che l'abbia spiegato benissimo a De Sica e Boldi cosa avrebbe voluto fare. Perché Boldi ha minacciato legalmente di togliere il film. E De Sica, invece, De Sica mi ha stupito, perché lui ha detto semplicemente... Non c'era bisogno, non c'era bisogno, perché se vuoi vedere delle clip di Christian De Sica in vacanze di Natale, basta cercarlo su YouTube. Christian? Bravo! Certo, poi l'età ha preso il sopravvento perché ha detto basta cercare The Best of Christian De Sica e io mi chiedo perché in inglese Christian. Tra l'altro, il signor De Sica ha fatto questa intervista durante la presentazione del suo nuovo album musicale natalizio. Oddio, Merry Christian! L'ho capita! Io ancora non riesco a concepire che De Sica stesso abbia detto andatevele a vedere su YouTube. Questo è uno squarcio generazionale pazzesco. Perché veramente un sacco di gente ha già fatto dei montaggi su YouTube. È una roba pazzesca da vedere al cinema. Infatti mi sono immaginato seduto in sala a vedere il film partire con un logo da gamer, quello da 14enne, no? Boh, con i bassi fortissimi, e poi far partire la clip. Ma non è finita qua, ovviamente. Io ne volevo sapere di più di questo Super vacanze di Natale. Quindi mi sono andato a vedere le interviste di Ruffini. E in queste interviste lui ha detto di tutto. Ha detto di essere un super fan dei cinepanettoni. Ha detto che Massimo Boldi è il Ted italiano. È come pensare che Ted è nudo, ma non ci pensi, è un orso. Ecco, Boldi è uguale. Vuol dire un Ted scorretto del cinema italiano. Non ho capito. E poi, non una, ma due ciliegine natalizie per questa cartolina. È riuscito a dire? Cioè, il paradosso è che questi film sono sempre stati anche un pochino accusati e tacciati di volgarità. E seconda ciliegina, queste interviste dove cercava in tutti i modi di giustificare il montaggio che ha portato al cinema, lui le ha fatte con addosso la maglietta di Fantozzi. Abbiamo finalmente toccato il fondo del cinema italiano! Sì! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sono molto contento di questo traguardo! Grazie mille a tutti! Io andrò a vederlo il film, mi raccomando! Andrò a vederlo tutto quanto perché sono stracurioso! Noi dobbiamo essere testimoni di questa cosa nella storia italiana! Dobbiamo essere testimoni del cinema italiano per il primo montaggione al cinema. Ruffini, io ti aspetto, lo voglio vedere e ne riparleremo sicuramente. Grazie mille e buon Natale a tutti!